Let's go baby, benvenuti a un nuovo video, sono tornato e come avete visto dal titolo questo è anche un video di ringraziamento perché bisogna partire a più di un mese fa quando stavo per partire per la Francia che come sapete ero alla ricerca di un PC che potevo portarmi dietro per continuare a fare streaming, editare video, continuare a giocare comunque a Overwatch in questo caso che sto praticando, sto cercando di diventare un pro player lì, un competitive player in questo caso. Ebbene ragazzi, l'MSI si è offerta di darmi una mano dandomi un portatile di backup. Questo portatile di backup mi ha aiutato veramente tanto perché le spese per un PC per comunque da prendere lì sarebbero state più o meno sui 1000 euro, in più l'avrei dovuto lasciare lì e loro si sono offerti di darmi un portatile. Questo portatile mi ha aiutato tantissimo, ho fatto qualche video da lì molto divertente che vi è piaciuto, sono riuscito a stare in contatto con voi, sono riuscito ad allenarmi, a giocare, a praticare, a diventare più forte. Quindi un ringraziamento va all'MSI che si è offerta ragazzi di darmi questo portatile di backup. Infatti vi invito tutti ad andare sulla loro pagina Facebook, Twitter, qualsiasi cosa, lasciare un like, lasciare magari un commento carino, qualcosa di dolce, perché sono stati veramente, veramente grandi ragazzi ad aiutarmi in questo modo. E comunque durante quelle settimane che sono state in Francia si sono cominciati a interessare a quella che era la mia figura. Hanno detto proviamo, questo qui è, mi piace quello che fa, il fatto che sta passando, era un pro player della console, ora sta passando al PC e mi hanno offerto in questo caso una sponsorizzazione. E infatti ragazzi sono tornato da Milano, dall'evento che con cui sono andato a giocare con Stermi, Al, Oken, c'era anche il mitico RZD, Erk, Zio Erk, Edo eccetera eccetera, e sono tornato da Milano con un regalino fatto dall'MSI. Il primo, che ve lo faccio vedere, è questa busta che andremo ad aprire, questa bustona enorme dell'MSI. Cioè ragazzi è veramente enorme. In più non solo mi hanno dato questa busta piena di gadget fighissimi, ma mi hanno dato anche un nuovo portatile per poter performare al meglio e per avere proprio il top del top per poter giocare, avere un qualcosa che posso portarmi anche alle LAN, anche agli eventi, anche se vado in giro per il mondo e continuare a fare video e anche praticare e giocare. Quindi un ringraziamento veramente a MSI, anzi facciamo così, guarda. Guardate che carino. Un ringraziamento quindi a MSI per questa cosa, perché grazie a questo, se andrò magari a una LAN di PC, posso portarmi il mio PC dietro senza dover smontare il fisso eccetera eccetera. Pure perché non so se sapete, ma alcune LAN di PC bisogna portarsi il proprio PC da casa o noleggiarlo. Comunque ragazzi, voglio passare subito al pezzo forte e farvi vedere quello che è il PC che mi hanno dato. Per prima cosa questa ragazzi è la scatola. Questa è la scatola top player choice. Come vedete è pure ovviamente ufficiale e raccomandato dai Fanatic, che ovviamente conoscete tutti i Fanatic come organizzazione sportiva, una delle più importanti al mondo. E questo PC ragazzi, se volete sapere il modello per chi vi interessa, lo trovate qui sotto in descrizione, ma non solo, ve lo dirò io, il modello si chiama GT72S. Ragazzi, questo PC è assurdo, è fottutamente assurdo, è praticamente più potente del mio fisso. Io ho un ringraziamento veramente speciale per questo regalo che mi è stato fatto, perché veramente mi aiuterà tantissimo, quindi voglio supportare MSI proprio al massimo, al meglio, perché non penso che avrei dovuto spendere una cifra altissima se no accontentarmi, e loro sono venuti a darmi una mano. Quindi tra l'altro è una persona che giocava su console, quindi apprezzo veramente questa cosa, e non sono gli unici che mi hanno dato una mano in tutto questo progresso eccetera eccetera, e veramente grazie. Vi voglio far vedere anche il PC. Per prima cosa vi parlo delle specifiche, per chi ci capisse un pochino di PC. Il processore è un i7 6700, quindi quello nuovo, tecnologia Skylake, una cosa tamarrissima, fighissima, potentissima. Ragazzi, ho provato a renderizzare un video, il video che stai vedendo ora verrà renderizzato sul portatile ed è una bomba ragazzi. Oltre a questo, la scheda video, ragazzi, sentite che è qualcosa di assurdo, è un Nvidia GeForce GTX 980M, la versione per portatili. Ma, ragazzi, 8 GB di memoria video, una cosa, cioè, è fuori di testa pensare a questo PC. In più, ragazzi, ha 2 RAM da 16 GB, ultimo modello, bla bla bla, ovviamente overclockate e tutto con i MHz, e in più ha ben 2 hard disk, uno da 1 TB, normale, il classico hard disk che abbiamo tutti nel PC, quello col disco, e poi ha un SSD da 256 MB, che serve a velocizzare i processi. Io, ragazzi, voglio farvi vedere il PC ora, perché penso vi interessi veramente vederlo, vi faccio vedere un po' com'è. L'ho staccato, per prima cosa vi faccio vedere, questa è la bustina dove si mette dentro il PC, e ora ve lo faccio vedere. Praticamente il PC, ragazzi, è questo qui.
è questa cosa qui. Questo PC è 17 pollici lo schermo, 1980p, ha la possibilità comunque di tenere fino a tre schermi. Guardate la cosa bella, le porte, per esempio quella HDMI, la porta, la Thunderbolt, l'Ethernet e quella per l'alimentazione sono dietro, perché questo PC può essere usato come praticamente un fisso. Lo mettete lì, ci attaccate tutte le vostre cose, le periferiche, eccetera, eccetera. Ha migliaia di porte USB, qua ne vedete due e qua ce n'ha ben altre quattro, più tutte le varie prese, jack, eccetera, eccetera. Ma la cosa bella è quando si apre. Prima cosa guardate il retro con i reattori, questi qui, ma la cosa bella avviene quando lo apriamo. Allora, per prima cosa, ragazzi, guardate com'è. Cioè, guardate la tastiera che cos'è. È una cosa fantastica. La tastiera cambia pure colore. Scusate se io guardo di là, ma perché c'ho sullo schermo a destra. La tastiera cambia pure colore. E una tastiera elettronica, ragazzi, bellissima. Non potete capire al tatto com'è, però ovviamente io per giocarci lo utilizzo praticamente come un fisso. Ma ci ho provato a giocare a qualche gioco, magari quando ero in treno, eccetera, eccetera. È comodissimo. Il touchpad è molto fluido, tra l'altro, quindi un'ottima cosa a mio parere. E un'altra cosa molto figa è il fatto che questo PC, per scaldare di meno, gli basta utilizzare questo tasto e praticamente attiva i reattori dietro. Non so se li sentite, guardate, sentite. Attiva praticamente delle mega ventolone che risucchiano tutta l'aria all'interno e la espellono dalla parte retro, che è una parte che è praticamente bloccata, quindi così si raffredda più velocemente. In più, vabbè, potete cambiare i vari colori da qui della tastiera, c'è pure ovviamente un'impostazione per cambiarli e così via, quindi non vi preoccupate, non è che dovete stare con i colori brutti o che non vi piacciono, potete proprio fare varie impostazioni. Questo si muove piano piano e si accende tutto, eccetera, eccetera. Ci sono vari tasti, c'è ovviamente poi dei tasti pure per overclockare all'interno scheda video processore, cioè basta premere il tasto, boom, va in turbo boost. Questo PC, ragazzi, è fantastico, più che altro perché ha le USB 3.1 ancora più veloci. Poi ha tutte impostazioni comunque dell'MSI per renderlo più funzionale. Una delle cose che mi piace veramente tanto è il fatto che questo PC ha tre modalità di utilizzo. Una modalità si chiama green, praticamente per il consumo. Poi c'è la modalità sport, praticamente. La modalità sport è quella proprio per il gaming, pesantissima. Scalda un pochino di più, ma non tantissimo. Ho fatto un po' di stress, grafica al massimo su alcuni giochi, massimo 80 gradi mi ha fatto. E per un portatile, ragazzi, è qualcosa di esagerato. Io quindi un ringraziamento veramente, questo PC lo userò tantissimo per giocare a tutti i videogiochi di ultima generazione, specialmente quelli con grafica pompatissima, esplosa, come può essere magari un The Division, un The Witcher, un Battlefield 1, come può essere anche Overwatch, una grafica molto potente a dettagli altissimi. Ma non è finito qui. I ragazzi di MCI mi hanno regalato un sacco di gadget da portarmi con me in Francia. Mi hanno detto portateli in Francia, che magari è una cosa carina che ti puoi mettere sulla scrivania al lavoro. E ora vi farò vedere. La prima cosa è questa qui, questa felpa bellissima, questa qui, tanto è la bustona. Diciamo così, la mettiamo qui la bustona e io piano piano prenderò tutto. Allora, questo qui è la felpa praticamente, ve la faccio vedere, pare del Milan, è bellissima, poi mi piacciono, come sapete mi piacciono tanto i colori rossi e nero. Number One Gaming MSI, ora ve la faccio vedere, me la provo, tanto ho messo il condizionatore tipo a modalità pinguino, quindi potete praticamente, cioè posso mettermi praticamente un giaccone in questo momento, fatemi alzare. Allora, guardate che bella che è, questa giacca è veramente fantastica, specialmente sotto con la maglietta. Vediamo un pochino. Ok, questa è la giacca. Che ne pensate? Sexy? Sexy power con questa giacchetta? Ci sta, sì, ci sta. Ci sta di brutta, è veramente bella. Mi piace un casino com'è fatta. Pare del Milan, spettacolare questa cosa. Quindi grazie mille MSI pure per questa giacchetta, che la userò. Come vedete mi piacciono un sacco i vestiti di cose da gaming, eccetera, eccetera. Ne sono proprio malato, non mi frega niente, sono nerd, lo dimostro, ma però sono fighe queste cose, ma però non si può dire, non mi interessa. A parte gli scherzi, cominciamo a sbustare che altre cose sono qua dentro. Qua dentro abbiamo un pupazzetto, ragazzi, un draghetto che è fatto per i 30 anni di anniversario di MSI, di questa società. Per chi non la conoscesse, una delle società comunque top a livello di computer da gaming, eccetera, eccetera. Quindi, ecco qui. Fanno ovviamente non solo fanno computer da gaming, fanno anche hardware per il computer, eccetera, eccetera. Quindi non sono una società che si basa solo su fare portatili o PC fissi, ma fanno anche magari schede video, schede madri e così via. Comunque, questo qui è il draghetto, ragazzi, per i 30 anni di MSI che mi hanno regalato, è carinissimo. E facciamo un bel gioco, anzi, ecco, mi è venuta in mente una bella cosa che possiamo fare.
Questo draghetto, ragazzi, bisogna trovargli un nome. Bisogna trovargli un nome, voglio che siate voi a deciderlo. Uno dei commenti, diciamo, più interessanti, magari con più like, uno dei nomi più carini, verrà scelto e lui sarà la nostra mascotte nei prossimi video. Quindi spero vi piacerà questa cosa. Questo qui me lo metto proprio qui sulla scrivania, così lo lascio praticamente. Una cosa molto figa. Quindi ricordatevi di dare un nome e di lasciarlo qui sotto. Oltre a questo, vi invito a vedere altre cose. Mettiamolo dentro lui e tiriamo fuori un altro draghetto. In questo caso è il portachiavi, ragazzi, che è pure lui carinissimo con le ali, guardate che figata. Pure lui molto carino. Mi piacciono un sacco questi gadget stupidi. Io me li metto ovunque in giro, quindi è una cosa molto carina. Questo mi piace. Vi piace pure a voi? Fatemi sapere. Lui non gli diamo un nome perché è piccolino, ma quello grosso lo voglio perché se lo metteremo vicino a Soldato 76, personaggio di Overwatch di cui ho la statuetta, gli daremo un nome. Comunque andiamo avanti. Qui abbiamo un mega stickerone enorme da appiccicarsi tipo sul petto, tipo così. È presente il simbolo di Capitan America, io c'ho il simbolo dell'MSI Gaming Series. Quattissimo, ci sta di brutto. Continuiamo a vedere cosa c'è qui sotto. Allora, qui abbiamo un altro mega sticker. Non so se riuscite a vedere quella scritta MSI. Questo quasi quasi me lo sparo proprio sul PC. Questo qui è un mega sticker enorme dell'MSI. E andando più avanti, andando a vedere più giù, ci sono gli sticker metallici, questi qua, che si possono attaccare sulle borse, sulle maglie, eccetera, eccetera, sono metallici, quindi sono molto resistenti, e sono veramente fighi da vedere, specialmente se li attaccate magari su uno zaino, eccetera, eccetera. Ma ora passiamo a un'altra cosa molto bella. Allora, ragazzi, per prima cosa vi voglio far vedere questa cosa qui. Questo praticamente che vedete qui è la versione dopo il mio, che ha ben due schede video. È una cosa assurda. E questa qui invece è la mia versione, con ovviamente l'immagine di Division. Ma pensate che bella che è la cosa, che ci sta proprio l'immagine di Division. Uno dei giochi comunque che mi piace tanto. Oh, ammazza, se faccio così viene perfetto. Tac. Mamma mia, ragazzi, che fashion blogger. No, a parte gli scherzi, questo qui me lo appendo da qualche parte. Ora mi voglio preparare una bella postazioncina da gaming con il secondo stipendio, perché c'ho veramente il sacco di spese con le altre cose. E niente, comunque, ragazzi, io spero vi sia piaciuto quello che avete visto qui, il PC che avete visto, ciò che ha. Spero che abbiate capito comunque che questo è uno dei migliori PC che si possono avere. E non solo, è anche un boost incredibile se volete giocare su PC, magari volete streamare contemporaneamente, o magari vi serve un PC performante per fare streaming di alto livello. La scelta di MSI è assurda, MSI è assurda, quindi io ve lo consiglio, pure perché ora non so se voi, qualcuno di voi se lo ricorda, ma quando mi avete chiesto che cosa è nel computer, molti pezzi che fanno parte del mio PC fisso sono MSI. E per chi non lo sapesse, pure il case ha un drago sopra, proprio per ricordare il logo di MSI. L'ho fatto tanti anni fa, però devo dire che questo PC portatile, nonostante tutto, è più potente del mio fisso. Ci sono varie gamme di prezzo, quindi non vi preoccupate, e io ve lo consiglio caldamente, specialmente perché se avete intenzione di fare streaming, di renderizzare e avete poco tempo e vi serve qualcosa di più performante, sicuramente questa è un'ottima scelta. Quindi mi raccomando, fateci un salto, date un'occhiata se volete puntare a qualcosa. Guardate anche magari se trovate qualche portatile che vi può aiutare, se magari siete qualcuno che si sposta molto ma vuole avere qualcosa anche di performante, perché vi dà quel piccolo calcetto in più che magari altre compagnie non hanno. Come sapete, io ci ho perso veramente tanto tempo, stavo guardando compagnie ovunque, quale scegliere, eccetera, eccetera, e stavo impazzendo per la scelta. Però tutti voi nei post su Facebook mi dicevate vai di MSI, vai di MSI, vai di MSI, e alla fine mi sono convinto. Fortunatamente l'MSI è venuto a darmi una mano e la ringrazio ancora per tutto quello che ha fatto per me, per quando sono stato in Francia. Grazie mille, veramente, non me lo sarei mai aspettato un gesto del genere. Quindi completo supporto, ragazzi, per MSI e quello che ha fatto per me. Spero lo farete anche voi. Spero vi sia piaciuto questo piccolo unboxing, se così lo vogliamo chiamare. Spero vi sia piaciuto il video, spero vi siate divertiti a vedere quello che ho sbustato. E ci becchiamo al prossimo video. Let's go!